Buongiorno carissimi, bentrovati in questo primo settembre. Entriamo in questo mese che lo voglio pensare come il mese della ripresa, dopo un po' il periodo delle vacanze, anche il mese di agosto, un po' caratterizzato dalle ferie, dal riposo maggiore. Entriamo nel mese di settembre, dove si riprende un po' l'anno scolastico per gli studenti, si riprende anche la programmazione di un anno pastorale e quindi cominciamo a muovere i primi passi verso un anno che ci vede impegnati, ecco, ancora di più nella crescita intellettiva, umana, spirituale, anche pastorale. Ma ecco che oggi per la nostra diocesi di Pescara Penna è la festa della dedicazione della Chiesa Cattedrale, il 1° settembre del 1977 alle porte del Congresso Eucaristico Nazionale che vide qui a Pescara la presenza anche di Papa Paolo VI. Rito della dedicazione della Chiesa, un nuovo rito dopo il Concilio Vaticano II, con il quale fu dedicato a Dio in perpetuo l'edificio costruito per l'edificazione del popolo di Dio. E allora ecco che, essendo festa, le letture sono dal comune della dedicazione, dell'anniversario della dedicazione della Chiesa. Possono essere prese quindi a scelta da chi presiede la celebrazione. Mi piace un attimo prendere la prima lettura come prima lettura dal primo libro dei Re, il capitolo ottavo, la famosissima preghiera che viene innalzata a Dio da parte del re Salomone per la dedicazione del tempio che viene costruito. Certo, come fa a abitare Dio una dimora, eppure tu, Signore, degnati di ascoltare in questo luogo la preghiera del tuo popolo. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo, ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo, ascoltali nel luogo della tua dimora in cielo, ascolta e perdona. Quindi quando noi entriamo in un edificio di culto, entriamo nella dimora di Dio. Ed è vero che, come dice il Vangelo, Gesù alla Samaritana, voi adorerete il Padre in spirito e in verità. Se il Signore, se Dio ha scelto il grembo purissimo di Maria Santissima per abitare il tabernacolo vivente, per entrare nel mondo, così come i nostri luoghi di culto dovrebbero essere puliti, ornati, decorosi, perché è l'emblema della fede del popolo cristiano nella presenza reale del Signore. Mi permetto di dire certe volte che all'interno delle nostre chiese troviamo delle bacheche enormi di avvisi, di belle attività che si fanno nella parrocchia perché deve essere una comunità viva, pietre vive, edificate sul fondamento che è il Cristo. Quindi ognuno di noi, nei suoi carismi, partecipa all'edificazione del Regno dei Cieli, bellissimo. Ed è vero, santissimo. Però certe volte i nostri luoghi di culto diventano un po' sporchi, forse trasandati, santissimo, ecco, non viene forse manco visitato, manco guardato, nessuno lo adora. E la preghiera di colletta che possiamo utilizzare oggi per la messa si dice perché il tuo popolo innanzitutto ti adori, ti ami e ti segua, perché sotto la tua guida possa giungere il beni eterni. Adorare e riconoscere la santità di Dio per poterlo amare, di seguirlo perché lo sa però le verità, perché sotto la sua guida possiamo vivere questo pellegrinaggio verso i beni eterni. Tutto questo ci crediamo realmente quando noi entriamo nei luoghi di culto, facciamo esperienze di una vera intimità, comunione con il Signore. Oppure i nostri luoghi di culto diventano un accozzaglio di cose messe insieme, con tante cose belle che richiamano la santità, tutti i santi, con le candele votive, quello che vogliamo. Però certe volte perdiamo di vista la centralità che Cristo Signore potrebbe essere. E con il Vangelo che la liturgia oggi ci fa poter ascoltare, ovviamente sono Vangeli che si possono scegliere, c'è il Vangelo dove Gesù, nel capitolo secondo di Giovanni, dal versetto 13 al versetto 22, entra nel Tempio e vede che era diventato un luogo di mercato. Potrebbero diventare le nostre chiese un mercato spirituale, con tante devozioni, con tante cose belle, ma la centralità poi di Cristo la si perde un po'. Io mi sono scelto, consacrato questa casa, dice il Signore, perché il mio nome vi resti sempre. E allora, come dice il versetto del Vangelo, allora ecco, Gesù dice che
di fronte ai giudei, dice: quale segno tu mostri per fare queste cose, visto che aveva rovesciato tutto a terra, eccetera, eccetera. E disse di non fare della casa del padre mio un mercato, ma un luogo di preghiera. Dice: distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere. È Cristo, che per mezzo di Cristo noi accediamo al Padre, è nella preghiera sacerdotale di Cristo che noi ci uniamo. Infatti tutte le preghiere noi le innalziamo a Dio Padre per Cristo, nostro Signore, nella mediazione di Cristo. A Lui affidiamo come eterno sacerdote della nuova alleanza la nostra preghiera, innestati nella vita di Cristo, perché i cristiani nel sacerdozio comune che ci appartiene, perché appunto credenti, innalziamo la preghiera a Dio Padre per Cristo, Signore nostro, nello Spirito Santo. E allora ecco che l'intimità che noi abbiamo con il Signore, perché lo abbiamo riconosciuto come divinità. Chissà se i luoghi di culto nei quali entriamo hanno quello spirito di santità. E Dio disse a Mosè di togliersi i sandali perché il luogo che stava calpestando era luogo santo. Noi certe volte accediamo nei luoghi di culto come se stessimo in piazza, come se stessimo in un supermercato, chissà cosa. Entriamo varcando quella porta alla presenza del Signore, ecco, si metteva anche un velo sul volto perché non si era degni di stare davanti alla presenza del Signore. E noi abbiamo quella spiritualità mistica che ci porta dinanzi a Cristo Signore, alla santità di Dio. Entriamo, siamo ammessi alla sua presenza e siamo credenti, ci crediamo fortemente, sicuramente sì. È vero che siamo pietre vive, è vero che facciamo parte di questo culto spirituale, è vero che siamo membri del corpo santo di Cristo, però è vero anche che ognuno di noi deve adorare il Signore per poterlo amarlo, per poterlo seguire fino in fondo. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, scusate per la lunghezza anche di questa mia condivisione oggi e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.